Tra il primo e il secondo secolo d.C., l'impero romano raggiunge la sua massima estensione. Alla fine del secondo secolo d.C., l'impero romano attraversa una crisi economica e politica. Gli eserciti generali che difendono l'impero contro i Germani diventano sempre più importanti e più potenti. Tra il 235 e il 284 c'è un periodo di lotte sanguinose per il potere. Le città entrano in grave crisi e molte persone si trasferiscono in campagna. Con la crisi, la religione tradizionale non riesce a rispondere a questo bisogno di certezza. Si diffondono nuovi culti come il cristianesimo. Nel 284 d.C. diventa imperatore Diocleziano. Nel 286 d.C., Diocleziano crea la tetrarchia, governo dei quattro. E dal 303 al 313 d.C. scatena la grande persecuzione contro i cristiani. La tetrarchia fallì e si scatenò una guerra tra i candidati al trono. Nel 324 d.C. rimase al potere Costantino. Costantino riunificò l'impero e cancellò la tetrarchia. Nel 313 d.C., con l'editto di Milano, concede la libertà di culto ai cristiani. Dal 379 al 395 d.C. fu imperatore dell'impero romano Teodosio. Nel 380 d.C., con l'editto di Tessalonica, Teodosio proclama il cristianesimo unica religione di Stato e nel 395 divide l'impero in due parti. Alla morte di Teodosio nel 395 d.C., l'impero romano, diviso in due parti, impero romano d'Oriente e impero romano d'Occidente, viene affidato ai suoi due figli.